Ciao a tutte ragazze e ragazzi, oggi voglio proporvi un antipasto sfizioso e stuzzicante. Andrò a preparare tra un'estate le bruschette con tonno, broccoli e pomodori secchi. Sono ideali per un aperitivo, un buffet e così via. Sono ottimi per aprire il pranzo delle feste. Queste bruschette piaceranno proprio a tutti. Ora vi mostro gli ingredienti che andrò a utilizzare e i vari step. Noi ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao! Vi mostro gli ingredienti che andrò a utilizzare per questa ricetta. Vediamo un attimo quali sono. Utilizzerò una baguette da 250 g circa, 150 g di tonno sott'olio, 4 cucchiai di panna da cucina, 100 g di formaggio tipo asiago oppure caciotta grattugiata a fori grandi, 300 g di cime di broccoli, sale, pepe quanto basta e pomodori secchi. Il primo passaggio da fare sarà quello di tagliare le cime dei broccoli. In una pentola ho inserito l'acqua, l'ho portata a bollore, l'ho salata e ora lessi i broccoli per circa 15 minuti. I broccoli sono stati lessati, li ho scolati e ora li lascio intiepidire. Metto in un mixer il tonno, la panna, aggiungo pepe, sale quanto basta e frullo il tutto. Il composto è pronto. Ora taglio la baguette a fettine. Su una fettina di baguette spalmo un po' di composta al tonno. Aggiungo una cimetta di broccoli, delle listarelle di pomodoro secco, e sulla superficie dispongo il formaggio grattugiato. Procedo in questo modo fino al termine di tutte le fettine di baguette. Dispongo ora le bruschette in una teglia da forno. Metto la teglia in forno caldo a 170 gradi per circa 10 minuti o fino a quando il formaggio non sarà fuso. Ed ecco pronte le bruschette con tonno, broccoli e pomodori. Ora possono essere degustati. Quest'antipasto è davvero sfizioso. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!